Signore, siamo tornati. Breve pausa. Sti Hailstorm mi stanno gasando un cifro. Un po' meno ragazzi quando mi dimentico di mutare il mio microfono. Comunque ci sono. Comunque io voglio fare un cambio tecnico con Luca come master. No. Alla pressing. Luca ci ha subito. Luca ci ha subito per tipo 5 campagne. Lore, ti rendi conto quello che io ho passato? Ti rendi conto? Sì, ma almeno da te era un po' mascherato. Qui è proprio... A cazzo. Oh, entro. Gliela metto in faccia. Per quanto riguarda i meme sullo screen, ragazzi, Facebook è una merda. Io non riesco a vederne il 90%. Posso rifacciare il fatto che Rodnek invece stava stuprando un'arpia morta. Aia, colpo basso. Quello aspetta. Quella era tattica di combattimento. Quello era necrozoofilia. È una malattia e noi sappiamo che Rodrek ce l'ha. Tia, ti prego. Tia, hai già preso cazzi in bocca per oggi, per piacere. Diciamo chi ha fatto anche, che ha messo gli ultimi 15 euro. C'è stata un'ulteriore donazione da 15 euro, ragazzi. Grazie. Grazie mille. Yay! Chiunque tu sia... Sei il nostro cuore. Ti manderemo Naux a casa. Fa tutto lui. No. Dovreste cagare. Ti ritira quei 15 euro. Tipo, penso, ma troverà un modo. Questa campagna mi ha fatto venire la congiuntivite dalla troppa stupidità. E non è ancora finita. Ma torniamo dei personaggi. Ma guarda, no, non c'è bisogno. Ritorno anch'io nel personaggio. Oh. File, sorridi. Sorridi che la vita è bella. Allora. C'è un elfo verde dietro di te. Eh? C'è un elfo verde. È il mio elfo verde. È Link. Hai Link. Io pensavo di essere io quello ubriaco, cazzo. Come sta lei, elfo? Sembra anche lui. Sembra Cthulhu adesso. Cthulhu, sto per dire io. Vabbè, andiamo avanti. Allora. Siete usciti tutti quanti dalla magione. E io sono vestito da guardia e ubriaco. Ancora. Tu sei vestito da guardia e ubriaco. Tia è dolorante. Oddio, sì. Soprattutto in un determinato punto. E Robin è un topo. La topa. Cosa fate? Allora, io vado verso la nobile. Io li seguo. In effetti sarete venuti con qualcosa, cioè, oltre che a piedi. Mi avete lasciato a piedi, bastardi. Dai tu che non sai reggere il cazzo. E tu non sai reggere l'alcol. No, l'alcol mi ha retto benissimo. Sono uscito, hai visto? Sulle mie gambe. Viva me. Viva te. Va bene. Non attirare l'attenzione. Andiamo. La guardia che grida. Viva me. Anche perché vorrei far notare che Edo si è liberato da solo ubriaco e Tia, che era corso in aiuto, si è fatto violentare analmente. No. Dal connestabile. No. Vabbè, gli è piaciuto. Che guadagno! Disse che ci farà un trattamento speciale se ci arrestano. A me sì. Una trempulata sangue. Va bene. Meno male che era l'unico che non era stato riconosciuto. Ora non se la scorderanno mai. Vero, spada? È più facile che si siano scordati di Aku che dei DP. Di questo nero enorme con questa maschera. Le dici.
mentre andate alla Robile, capitano mio capitato, ti ferma un bambino biondo. Ma scusi, signore, ha visto per caso mio fratello? Ciao bambino, come ti chiami? Gianni, chiamo mio fratello Gianni. Jimmy. Jimmy Gianni. Gianni, non ho visto nessun bambino. Ego, tu hai visto un bambino? No? Io ho visto nessun bambino, va la spada. No, non abbiamo visto nessuno. E la baldracca che con lei ha visto qualche bambino? Tira un calcio. Tirami su forza. Va bene. La blocco. Va bene. Tipo proteggo il bambino. E quindi cosa fai? Fallo prima tirare. Fallo tirare su forza. 8. Meno 1. 7. Tirami, Edu. Sono ancora ubriaco, quindi solo più uno, no? 6. Però un punto esperienza. Oh! Minchia, anche lui allora tira sotto. Ma io tiro sotto nei momenti importanti. È vero. Anche io essendo affogare. Hai fatto 7. Sì. Ho fatto 6. Nel frattempo io mi posso trasformare in falco e cercare a Q dall'alto? Sì, è notte. Ma... No, vabbè, lo può anche fare, ma non lo trovo. Autoironia! Sono qui! Cazzo! Ho 3 prese. Ok, inizio a cercarlo per la città. Sì. C'è una categoria, etnia, religione che non ci siamo già inimicati? Allora, no, allora, i napoletani li ho fatti io con Sinerequie. Sì, napoletani, palermitani, siciliani, un romani, po' di romani, romani, italiani in generale. Italiani in generale presi. Tutti e la provo a perdere. Tutto l'universo femminile fatto, omosessuali fatto, cristiani fatto, pagani fatto, teutonici anche, nazisti, teutonici fatto, tedeschi, nazisti, russi, no, vabbè, facciamolo adesso, russi, merda, va bene, mettiamo anche i russi, zingari. Ragazzi, ci denunceranno domani sarebbe... la settimana prossima sarà Thanksgiving Italia da dietro le sbarre. I sardi. I sardi, è vero. Comunque, va bene. Colpisci il bambino. Fai anche male. Il problema è che ti rimane attaccato alla gamba. Cioè, stupisce la botta, ma proprio si attacca. Oddio, che male. Lascialo stare. È un bambino, non lo vedi? È il diavolo questo. Hai mai visto una nave pirata, piccolo? Gianni, hai mai visto una nave pirata? Sì, portalo sulla nave. Portalo No, non ho mai visto una nave pirata. Com'è una nave pirata? Visto solo le navi di mercato. Vuoi vedere la pirla nera? Perché sembra una guardi, cosa... tipo... guardi che chiamo le guardie. È travestito da guardia. Ah, è vero. Guardi che chiamo i suoi colleghi, credo sia illegale. Ma finché sono io che te lo dico, non è illegale. Bimbo, ti stacchi, cazzo. Via. Mi piace questa gamba. È una bella gamba, dice. Sono vicino al mare? Prova a salire un po' più in su. Sono vicino al mare? No, sono ancora nella strada. Ok, mi avvicino al mare. Due fratelli, un destino comune. La morte per soffocamento. Vabbè, comunque non ho visto tuo fratello, mi spiace. Portiamola... Se lo vedo gli dico che lo cerchi. Jimmy, giusto? Sì. Ok, comunque, allora com'è una nave pirata? La faccio vedere io. È una nave. È uguale a una nave. Però ha due poppe. Posso chiedere dov'è la perla? È in un
La perla del, di Naus ce l'ha lei in mano. La perla o la perla? La perla. La perla. La perla. Se l'hai portata dietro tutto il tempo? Sì, nessuno mi ha detto niente. Ce l'avevo in mano. E io, ma guarda, ho fatto proprio finta che non ci fosse, perché sennò... Ho la perla. Io guardo da un'altra parte. Io sono andiamo, bravo. Andiamo, Johnny, Jimmy, Johnny. Per me è solo una terza poppa. È la poppa di riserva. Arrivate al porto. Ok. Jimmy? Va bene, io scendo giù. Di Aku non c'è traccia. No, però noti la... Al porto noti la cosa, no. Il... La nobile. La nobile. Notate tutti la nobile. Ah, nobile! Cos'è nobile? È la mia scialuppa. Vieni qui, bella! Ok, lo metto... una... Incomincio a metterlo sott'acqua con la gamba. O ti stacchi o muori. E si stacca. Ok. Aiuto, non so nuotare. Ciao, mi abbasso e gli do la mano per farti tirarlo su. Aiuto il bambino. Aiuto il bambino, lo tiro su. No, ho già fatto io. Ok, aiutate il bambino ad andare su. Va bene. Fatelo da culo, non ha un test di piccole dimensioni nella condizione. Bambino, stai tranquillo. Vieni con noi, ti porto io da tuo fratello. Ok, basta che stai zitto. Ok. Okay. Dov'è? Dov'è mio fratello? Perché se non stai zitto, la vedi questa frusta? Fa male? Sì. Okay. Rob, non coi bambini. Stai zitto? Sì, prima o poi dovrai imparare, dice la spada. Stai zitto o ti devo insegnare ad essere educato? Bambini, seconda lezione. Come? Sì, mi autocensuro. Allora, bambino? Vada che vado! Padre, usa la cinghia o le chiappe di adamantio! Cazzo vuoi? Immaginati 9 cinghie insieme. Va bene! Fidati, bravo, fidati, figliolo, fidati! Non fai, puoi fare... l'educazione. Non fare arrabbiare la signora col cespuglio in testa. Non funziona bene. Lui lo sa. Perché anche tu hai dubbi. È il nostro frusta. Capitano. Sì, parecchie volte. Beh, sei stato cattivo. Saliamo sopra la nobile. Saliamo. Nobile! Non si sposta. Non è parlante. Nobile! C'è il moto sopra? No, no, è lì al molo. Ah, allora salgo sulla nobile. Io pensavo che saliamo fosse tipo lontana nobile. Come l'ultima volta. Io salgo sulla nobile. Ah, che bambino, cioè, notte notte. E chiedo al morto se ci puoi portare la pirla nera. Ah, va, faccio qua gli ordini li do io, eh. Alla pirla nera! Giusto. Mi ero dimenticato che lei è ubriaco. Eccellermente, Bob! Scusa, il bambino si spaventa con il morto? Il bambino? Ma scusate, ma quello che cazzo è? È morto, muori! Quello è zio Jimmy. Lui è no, è Bob si chiama. Sicuro che è Bob, lo ricordo. Ah, Bob, scusami. Ha una brutta cera perché è un po' malato. È Bob, bimbo. Jimmy è tuo fratello, bimbo. Cosa bimbo. Cazzo stai dicendo? Quel bambino? Bimbo, Bob è morto. Bimbo. E così diventerai anche tu. Scusate, signori. Se non morto, il bambino diventa autistico. Cortesemente. Stai violando la regola del silenzio, giusto? Sì, ma credo che la regola del silenzio gli sta cadendo un occhio. La regola del silenzio gli sta cadendo un cazzo di occhio. Ok, tiro fuori la frusta. Ok. Bimbo, eh. Ha parlato, uccidilo. Ma tu vuoi piantarla di voler uccidere le persone? Tu dovresti prenderlo e basta. Dovresti prenderlo bambino, come una campionessa e fine. La regola del silenzio vale anche ricoccia. E ma muori ora. Ok, andiamo. Capitano, possiamo andare? Stiamo già andando, non vedi che rimbalziamo. E in un rimbalzo lo faccio cadere giù in acqua.
Il bambino è vicino al capitano. Il bambino è di fianco a me e tu le devi, devi stare zitta. Ragazzi, siamo in una barca di 3 metri per 3, probabilmente siamo tutti vicini. La barca ha due poppe. Le devi... zitta. Cos'è una poppa, capitano? È questa, no? È la parte dietro della nave. Quando arriveremo, ti mostrerò tutto quello che vorrai. Ma perché sta Afro qua? Deve parlare così tanto. Che cazzo è dato il comando? Non è lei il capitano di comandare? Sì! Tirate con i cannoni, affondate. Io sto pensando, non abbiamo i cannoni, abbiamo le DB, ti ricordo. Oh, io sono un cannone. Non abbiamo i cannoni perché i morti non sanno mirare bene. Io ho due tette che sparano cannonate. È una bocca che spara cazzate. Aku, vedi avvicinarsi alla nave la, sono tutti la nobile. Sono, ci sì, sono tutti. Pum, pum, pum. C'è anche un bambino. Uguale all'altro. Biondo. Uguale all'altro, vedete, è un gemello. Forse la morte mi ha mandato un messaggio. Devo tappare due paludi e non ancora. Secondo tempo, niente messaggi oggi. Però oggi abbiamo finito. Forte, la preferivo quando stava zitta. Zitta. Se mi hai fatto una domanda e ti rispondo. Io mi tengo il bambino sempre molto vicino. È un rapporto molto intimo io e lei. Se il servo in grado, come un Napoli. No, allora ragazzi, se anche la morte è così, io non riesco a portare avanti. Io ho almeno bisogno che il mio Dio sia la morte, non sia la morte in versione Napoli. Napoli bello, uè, no, sono arrivato il cornetto, ma uè, la fortuna. No, no, allora io chiedo, oh, uè, servitore, ci abbiamo un babà, vuoi un babà? No, dai, che poi mi viene in mente Subbuglio, Giacomo Subbuglio. Che vi prego. Oddio. Caccia fa, ci siamo un papà, piano un papà, sta buono. La quest secondaria è stata risolta, ho preso una perla, fine. C'è, è vero, è quella. È vero, quella è la quest secondaria, chi se ne frega di Anna? È vero, c'ha ragione. Il cazzo va a cercarla. Oddio. Vabbè, saliamo sulla nave? Non la sfondiamo, okay. Perché è troppo bello. Vado da Q con il bambino. A Q, caro. È il bambino di prima, uccidilo. A Q, caro. Così, ma questo è nero. Ho portato un regalo. Per... Sei molto bravo ad osservare, complimenti. Grazie, prego. Bambino... Bambino, la regola del silenzio. Bambino. Non era finché non arrivava la nave. No, era finché non trovavamo tuo fratello. Ma che cazzo è che devo stare zitto finché non trovo mio fratello? Bambino, la regola del silenzio. E vedi un corpo che galleggia per dentro l'acqua. Ecco, a Q ti ho portato un bel regalino. È tutto per te. Bimbo. Vieni con me, bambino. Ti faccio vedere il resto della nave. Io preferivo il capitano, veramente non mi fido molto di questo signore. Ah sì, bambino. Io devo stendermi. Beh sì, veramente ha una carnagione un po' scura, però mi fido. No, però se inizia pure a vendermi qualche calzino io vado via, Alberto. Calzini. Ho aperto per i capelli e lo conduco verso gli alloggi. Acu, trattalo bene. Mi stava simpatico. Ricordo, capitano, sarà bellissimo. Scusi, capitano, credo sia un fuoco. Aiuto. No, sembra cattiva all'origine, ma in fondo ha un buon cuore, faccio, credo. No, parla di fuoco sul bambino, ora. Sulla nave. Sulla nave. Perché? Aspetta, faccio luce sul bambino, così lo vediamo. Perché? Così.
guarda che mi ha sempre fatto fare bella figura, vai tranquillo. Io vado da Gaston. Ho un'idea geniale, faccio luce sulla maschera di Aku, così lo vediamo di notte. Gaston. Gaston è morto. Gaston? Capitano? Sì? Che c'è? Ho fatto cose molto interessanti a... come cazzo vuoi che ti si chiami il municipio? Se vieni da me te le mostro. Guarda, io adesso ho un mal di testa che mi sembra di avere il bambino proprio dentro. Ma stai tranquillo, te lo faccio passare io il mal di testa. No, tu lo fai venire, ci abbiamo già provato l'ultima volta, non te lo ricordi? No, quello era il mal di gambe, non era mal di testa. No, era anche mal di tutto, era... Che cazzo... Mister, sì, io ho mal di testa. Io mi prendo anche cura di te, ti ricordi, no? Vabbè, andiamo, dai. Però il sonnellino me lo devi far fare, eh? Certo, tranquillo. Sì, hai qualche rimedio per il sedere? No, stai zitta te. Blocca. Parla lei. Cioè, scusa, ha perso la cosa. Certamente. Ha sentito tutti quanti, penso, in quel municipio che cosa è successo. Sì, ma anche noi sentiamo tutti quanti quando fai urlare. Che cazzo vuoi? Ma io non sto facendo... Cioè, prendi chi vede razza di male, figlia mia. Fai... Io faccio qualcosa di decisamente superiore. Signore, posso dire una cosa come capitano? Tu svieni, non è posso momento, dire una cosa parlando. Come capitano? Cosa? Gaston, avete rotto il cazzo, io voglio dormire. Dormi! E mi avvio verso la mia cabina. No, Gaston, nella mia, prego. Ma la mia cabina è più larga, c'è più spazio, il letto è più comodo, è più morbido. Gaston, ma stasera non è meglio che fai queste cose, ti farà urlare, meglio che vai nella tua cabina a dormire. Lady B, vai a scoprirti un morto, per favore. No, non ce l'hanno duro. Signore, per carità di Dio, per carità. Va bene, Gaston, i tuoi elogi può andare. Signore. Veramente ce n'è per tutti. Ce n'è per tutti, non dovete litigare. Seguo Gaston nei suoi alloggi. Allora posso? Vai. Ah, per me non c'è problema. Devo entrare o mi lasci fare? Cosa vuoi fare? Allora, prima di tutto faccio svenire il bambino. Una botta in testa. Tiro su forza. Con cosa? Con la nebbia. Aspetta. Sono nella mia cabina e c'è lo zombie alla porta, appoggiato, così non può uscire. Faccio 3 tiri, 2 tiri di prova e poi faccio quello vero. Vedi che 6, 7, fa il culo. 9, almeno. Quanto è in forza? Vai. Quello vero? Più 0. E quello è il 9. No, erano 3 tiri di prova più quello vero. No, era 2 di prova, tiri, 2 di prova e 1 quello vero. 9. Okay. Non è comunque riuscito a fare 10. Con cosa colpisci il bambino? Io un'idea ce l'ho avuta. Poi, vai. Uso un bastone, però un cazzo di bastone voodoo nella mia stanza voodoo. No, sei un cazzo di bastone voodoo nella tua stanza voodoo. Bastone voodoo nella mia cazzo di stanza voodoo. Ok, mentre e uso il tuo cazzo di voodoo. Cazzo voodoo. Ok. Cos'è? No, vogliamo vederlo, faccelo vedere. Non si passano i cosi, i pizzini così mentre si gioca. Vede, facci vedere. Ragazzi, allora posso averlo? Messaggio occulto. Sì. Smetti di urlare. Allora, usi il tuo cazzo di bastone voodoo nella tua stanza voodoo per colpire il bambino che sviene. Purtroppo te lo dai anche sui maroni come contraccolpo. Ma dai! È il dietro, capito? Perché lo prende troppo avanti, fa...
un danno ai Maruni. No, perché è ingombrante, ragazzi. Ti prego, Rex, qualcosa di serio almeno per me, se no non ce la faccio. Ormai ha preso il via. Sono cazzi tua. Quindi la cosa è questa: il bambino entra nella stanza dopo, prima di te, no? E dice: guardi, che se ci sono dei calzini da mettere, io non c'ho. E sviene. E tu. Ok, lo prendo. Aspetto che gli altri tre siano andati a dormire nelle loro camere. Hai dormito tanto stasera? Io sono ancora sveglia. E tu dove sei? Sul ponte adesso. Cosa cazzo ci fai stai a fare sul ponte? Mi vedi sta sul ponte? Cioè, non ti do neanche fastidio a te, sei dentro nelle tue camere. Vabbè, ma è lei, chi se ne fotte. Ok, torno sul ponte con il bambino. E lo zombie sta trasportando alcuni materiali. Ok. Arrivo in mezzo al ponte, poso il bambino, prendo i vari materiali e inizio un rituale per indicarmi la via, la rotta. Ok. Facendo un sacrificio. Va bene. Lady B mi vede, io non la considero. Cioè no, non ti vedo. Sia. Sei in camera? Ponte. No, sono sul ponte, io arrivo sul ponte. Ah, ok. Lo faccio in camera, così ho il segnale celeste che in camera mia. Grazie. Che direzione è? Aku, perché? Torno, no, Pia, ti non prego, non cominciare. Ignora. No, non chiedo. Considero, non la considero. Continuo. Dopodiché, preparato tutto, estraggo il pugnale sacrificale. No, ma ok. Posso stare lì a guardare incuriosita? Fai quello che cazzo vuoi. Vuoi vedere cosa combina? Vai. Vada, okay. Vada. Io gliel'ho portato perché ovviamente sapevo già di questi rituali. Apro la pancia del bambino e faccio un rituale offrendo l'anima del bambino per indicarmi. Lancio anche l'incantesimo guida nel mentre, se vuoi. Perché? Tutta sto cruenza. Esci dal terreno? Dal terreno. Dal terreno? Oh, cazzo! Ci siamo arrivati. Punta da sotto le, quando lanci l'incantesimo guida, dalle assi della nave spunta un tizio in giacca e cravatta col berretto. No, dai, ti prego, fagli la serie la morte, ti prego. È bellissima la morte così, scusate. Perché? No, non è la morte, è Ambrogio, l'autista. Quando pensavano di non aver visto niente. Se n'è andato veramente. Non tornerà mai più, fattilo, è colpa tua. Io ho sempre scommesso su Naux, ma mi piace dirtelo, è colpa tua.